Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di Sonoff Mini. Se vi ricordate, Sonoff Mini è il piccolo apparecchio di casa Sonoff che, collegandolo all'impianto elettrico delle luci di casa, ci permetterà di rendere l'impianto domotico. Quindi cosa vuol dire? Che possiamo accendere e spegnere le luci tramite chiaramente il classico interruttore, oppure tramite l'applicazione della Sonoff che è la EVLink, applicazione che abbiamo già utilizzato diverse volte. Tramite questa applicazione possiamo sia accendere e spegnere le luci, ma anche creare degli scenari. Quindi cosa vuol dire? Che possiamo spegnere e accendere le luci in determinati giorni o in determinate ore. Allora, vi ho già fatto vedere come si crea un impianto sotto un punto luce, quindi sotto un interruttore. Trovate il mio video nel mio canale oppure tramite il link qua in alto. Quest'oggi invece vi faccio vedere come si effettua il collegamento sotto un deviatore, quindi sotto un impianto di deviatori. Quindi vuol dire due punti luce diversi, quindi si può accendere e spegnere le luci sotto due punti in casa, in due punti differenti. Allora, ho deciso di creare il mio video in questa maniera. Prima cosa vi faccio vedere come è stato cablato l'impianto di deviatori a casa mia. Quindi due deviatori, quindi due punti luce diversi, punto luce e fase neutro che arrivano. Ho creato anche un piccolo cablaggio, così è più semplice capire lo schema, e poi vi faccio vedere come si effettua il collegamento del Sonoff Mini con i due deviatori. Chiaramente vi faccio vedere anche il cablaggio, come viene effettuato. Questo è il Sonoff Mini che c'era collegato all'impianto elettrico di casa mia. Lo attiviamo, vi faccio vedere il funzionamento e anche come funziona l'applicazione. Perché ho creato questo piccolo schema e vi faccio vedere come si effettua anche il cablaggio? Perché se volete ritornare indietro, il cablaggio avete fatto su Sonoff Mini, magari passa del tempo e non vi ricordate come si fa a tornare indietro. Quindi grazie a questo schema, magari una piccola infarinatura potrà essere più semplice rieffettuare il cablaggio. Niente, ora vi faccio vedere come è effettuato questo piccolo cablaggio e dopo come si effettua il collegamento del Sonoff Mini. Ora vediamo come si effettua un collegamento sotto deviatore. Chiaramente i due deviatori, punto luce, fase e neutro. Prima cosa vi faccio vedere la differenza tra un interruttore e un deviatore. Questo è un interruttore, questo è un deviatore. Deviatore, come vedete, ha due morsetti in più. Questi due morsetti chiaramente ci serviranno per collegare l'altro morsetto dell'altro deviatore. Come vedete, questo si chiamano punto 1, punto 2, e questo in alto sulla destra L, che sarebbe l'entrata e l'uscita della fase. Quindi collegheremo il punto 2 con il punto 2 dell'altro deviatore, punto 1 con l'altro punto 1 del deviatore. In più qui entrerà la fase nell'L e uscirà dall'altro deviatore e poi andrà collegata, come vedete, direttamente al punto luce. In più al punto luce andrà collegato anche il neutro direttamente. Quindi punto 2 con punto 2, punto 1 con punto 1, entrata della fase, che può entrare sia da qua che da qua. Poi chiaramente se la facciamo entrare da qua uscirà e andrà collegato al nostro punto luce. Quindi il neutro invece che andrà direttamente al collegamento con il punto luce. Ora vediamo come si effettua il collegamento del Sonoff Mini. Sonoff Mini che ha due N, che sono i due neutri, questi si possono anche scambiare, non c'è problema. Fase, che invece l'entrata della fase deve essere per forza qua, uscita della fase, e qui dove vengono collegati i due punti degli interruttori o dei deviatori. Allora, prendiamo prima la corrente, fase, che andrà collegata al terzo punto, neutro che andrà collegata o al primo punto o al secondo punto, come vi dicevo, indifferente. Chiaramente poi l'altro neutro uscirà e andrà a essere collegato al nostro punto luce. Fase che entrerà al punto 3, uscirà dal punto 3 e andrà a essere collegata al punto luce. Quindi cosa dovremmo fare? Dobbiamo staccare le due L. Se vi ricordate, le due L doveva essere un'entrata della fase e un'uscita della fase per essere collegate al punto luce. Ecco, andranno staccati questi cavi e questi invece, questi due cablaggi, le L dei deviatori, si utilizzeranno per essere collegate ai due punti per il collegamento dell'interruttore, quindi daranno l'impulso all'interruttore. Diamo un'occhiata direttamente al Sonoff, quindi il neutro, che è quello blu, entra nel punto 1, esce nel punto 2 e finisce direttamente nella lampadina.
Il marrone entra nel punto 3, esce nero, come vedete. L'ho fatto di due colori diversi per farvi capire più facilmente il cablaggio che ho fatto. Punto 4, direttamente alla lampadina. Invece il punto 5 e il punto 6 li ho fatti viola, che sarebbero i due punti per il collegamento degli interruttori, in questo caso deviatori. Applicazione, come vedete. Come vedete funziona tutto bene. Ora non ci resta che collegare l'applicazione al Sonoff. Quindi teniamo premuto, come vedete, il bottone fino a quando il LED non lampeggia. Facciamo partire l'applicazione. Come avete visto, il collegamento è stato effettuato. Rinominiamo. Lo chiamerò Luci. Ora non ci resta che testare anche l'applicazione. Il bello dell'applicazione qual è? Che anche quando accendiamo la luce tramite l'interruttore ci verrà segnalato sull'applicazione, come vedete. Siamo giunti al termine del video. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella, così quando effetterò il prossimo video sarete informati. Grazie e buona serata.